tanta allegria, tante belle cose. Grazie a Beppe. Ciao Beppe, sarai sempre con noi nei nostri cuori. Dunque, Galilei e Giovannini non hanno... Allora, Galilei e Giovannini, devi sapere, grazie, parlavo di Renato Rasch, autore di queste musiche, di questa commedia Alleluia brava gente, scrisse una canzone. Galilei e Giovannini furono autori di una canzone che non fa parte di nessuna commedia musicale. E la canzone famosa è Arrivederci Roma. La conoscete? E allora noi ve la facciamo ascoltare. Prego maestro. Invidio turista che arrivi, ti vedi di fuori di scavi, poi tutto a un grande tenore, fontana di treni che è tutta per te. Ci sta una leggenda romana, legata a sta vecchia fontana, per cui se c'è butta in sordino, costringe il destino. Galilei e Giovannini incontravano il pubblico italiano. Nel 1961, per il centenario dell'Unità d'Italia,
al Teatro Alfieri di Torino. Torino fu la prima, diciamo, città che aveva la Reggia aveva il re. Fu rappresentato una commedia musicale dal titolo Rinaldo in campo. Musiche del grande Domenico Modugno. Beh, Domenico Modugno era venuto fuori tre anni prima dal Festival di Sanremo con quella canzone che sarà la canzone più famosa del mondo, Volare, e scrisse le musiche di questa commedia musicale, bellissime. Insieme a lui scelsero una grande artista, forse la più grintosa, la più grande, possiamo dire, una certa Odette Bedogni, al secolo Delia Scala. Beh, Delia Scala fu per Galinè Giovannini la soubrette d'eccellenza. Sì, le grandi soubrette, Sandra Mondaini, Lavanda Osiris, ma forse lei ha interpretato le commedie musicali più significative di Galinè e Giovannini. Insieme a questa coppia, Modugno Delia Scala, due grandi comici, Franco Franchi e Ciccio Ingrassini, venne fuori un capolavoro. E allora vorrei Massimo Gentili qui sul palco per presentarci l'aria finale, Se Dio vorrà, da Rinaldo in campo. Bellissima, sì, penso che sia veramente una delle arie più belle e anche più difficili. Beh, scritta dal grande Mimmo Modugno, ed evidenza che è grande come lui stesso. Allora, io a questo punto vi ricordo
Negli anni 80 e 90 a Livorno era una grande compagnia che rappresentava, portava in scena con grande successo al Teatro La Gran Guardia, al Teatro Quattro Mori, ma poi è uscita dalla città e è andata anche al livello nazionale fuori a rappresentare queste commedie musicali nei minimi dettagli. La compagnia era La Manzarda. Ora, sicuramente la ricorderete tutti perché era una compagnia completa di corpo di ballo, attori, caratteristi, cantanti. Era veramente, era completamente, era a livello professionale, avevano anche una dotazione tecnica al pari del Teatro Sistema. Bene, e qui stasera voglio con me lui, il promotore, colui che è stato l'ideatore, il promotore che ha portato avanti per oltre 20 anni questa tradizione della dei Garinei e Giovannini con La Manzarda. Ecco in sala con noi Maurizio Ciambini, vieni qui sul palco e lo voglio premiare questa sera, 40 anni di attività nel teatro del musico. Maurizio, eccolo qua, averti sul palco stasera è un piacere, eccolo qua, Maurizio Ciambini. Grazie per essere qui. Maurizio, ti sono conosci da tanti anni. Non lo diciamo. Anni 80, anni 90, si riempiva la Gran Guardia. A te la parola. Ma perché riempivi la Gran Guardia? Perché facevi questi capolavori? Sì, allora anch'io voglio approfittare di questo spazio per ricordare Giuseppe Ferrari. Sono partito da lì, prima di tutto perché proprio quest'anno era il 26 di marzo del 1983 e noi, 40 anni fa, noi proponemmo Forza Veneto Gente, che era uno spettacolo che andava in quel momento di Michele Paolicelli, scritto da Mario Castellacci. E spopolava, perché veramente è tuttora in giro per i teatri italiani, per cui è tuttora in tournée. E noi ragazzotti stupidi, sfruttando le qualità di tanti ragazzi che erano nel coro della parrocchia dei Cappuccini come me, decidemmo di fare questa cosa. Io mi mise al pianoforte, perché io ho avuto la fortuna di studiare dallo stesso insegnante di Stefania Casu, studiavo pianoforte anch'io dal professor Ugo Ferrario, che Dio l'abbia in gloria, e niente, mi misi al pianoforte, alle tastiere, perché io suonavo in un gruppo rock a quell'epoca, e lasciai da parte il gruppo rock, mi misi alle tastiere e rifeci tutte le basi per fare questo Forza Venite Gente. Grandissimo successo, impensabile una cosa del genere. Il teatro dei Cappuccini, il San Pio X, era strapieno, la gente in piedi, non so se ce n'erano molti, molti di più. Per cui partì quest'idea, facemmo questo spettacolo che poi portammo all'Isola d'Elba, l'abbiamo portato a Firenze, un sacco di posti. Da lì, l'anno dopo, ci cimentammo in un progetto pazzesco per l'epoca e facemmo Jesus Christ Superstar. Io facevo Gesù, mi mettevano in croce, ero secco come un chiodo quando ero, si vedevano tutte le coste, mi facevo spavento. Insomma, comunque, fu anche lì una cosa molto, molto bella. E il vanto nostro è che noi fummo i primi, almeno in questa zona, ad adoperare i radiomicrofoni, per cui non era una cosa da tutti. Ci avevamo il nostro microfonino, cantavamo col nostro microfonino, poi ce li scambiavamo perché ce ne avevamo 6 soltanto, si cantava in 12, per cui dovevamo fare salti mortali per poter. Poi ci venne quest'idea: accendiamo la lampada. Uno degli spettacoli praticamente fu lo spettacolo nel quale Johnny Dorelli conobbe Gloria Guida e poi sappiamo come è andata a finire. Portammo alla Gran Guardia, accendiamo la lampada, quasi pieno il teatro della Gran Guardia,
Sì, e noi eravamo per quello spettacolo intorno a 1400, per cui fu una bella cosa. Anche quello uno spettacolo portato in giro per Toscana e Liguria, Emilia Romagna, eccetera. L'anno dopo a giugno un posto a tavola, lì fu veramente l'apoteosi. Poi dopo un periodo di riflessione, perché portavamo sempre in giro i soliti spettacoli, decidemmo di fare Alleluia Brava Gente. Massimo Gentili faceva parte del cast, Ademaro faceva mio fratello, che io praticamente non è che mi posso prendere tutto l'onore di avere, è stata un'idea mia e di mio fratello, che adesso sta a Bologna. E anche questo fu un bellissimo spettacolo. Nel 94 l'ultimo spettacolo nostro di Carina e Giovannini fu Rugantino, sempre alla Gran Guardia, sempre grande. E io posso, sono molto molto felice di poter dire che a Livorno la Mansarda ha portato il teatro di Garineggio. Grazie. E con questo io e Annalena, guarderà, chi premierà Annalena e la fortuna di essere premiato dalla meravigliosa Annalena Lombardi. Allora, a Maurizio Giambini per la quarantennale attività nel mondo del musical, con stima ed amicizia, la compagnia Lira Livornese, 1 luglio 2023. Grazie Maurizio. Sono felice di dartelo perché lo meriti e ti meriti veramente questo piccola cosa, ma hai dato tanto al teatro livornese. E io do sempre, come sapete, io premio sempre coloro che danno al teatro livornese. Per tutti gli anni faccio il premio Vernacolo, perché do veramente a coloro che hanno dato l'anima, hanno dato tutto per portare la cultura, portare lo spettacolo a voi, perché voi siete i nostri protagonisti, il pubblico. Allora, ma Maurizio non lo mando mica via io, te sì, perché te devi tornare dopo. Questa Maurizio sì, la porti giù. Io non ti mando via, perché abbiamo ascoltato un brano meraviglioso da Rinaldo in Campo, che tu hai fatto, non hai mai fatto, però la conosci. Ah, ti do il microfono, ti do questo e mi canti un brano, se vuoi, da Rinaldo in Campo. Presentatelo da te. Maurizio Giambini. Voglio scusare perché io purtroppo, se c'è qualcuno siciliano in platea, io mi scuso per la pronuncia, che sicuramente non sarà quella giusta. Però io provo a farvi ascoltare Notte Chiara da Renato in Campo. Che notte chiara, che atturia e tramontana, e un grillo canta, ai 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 ai, grazie a Dio, signori, perché mi lasci vivere così. Di l'acqua fresca quando spacca la montagna, tu che mi fai trovare mia sicca quando bianchi la montagna. Ringrazia signori, perché mi lasci vivere così. Che vento e seta fina, salato da domani, che è lontano ma lo sento, ai 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 ai, ai. Grazie a Dio, Signore.
sempre vivirà. Così. Maurizio Campini. Grazie Maurizio. A proposito ti aggiungo un posto a tavola, eccoci qua. Allora, 1974, ultimo grande produzione di Carinè Giovannini, aggiungi un posto a tavola. Pensate, mi scrissero questa commedia musicale per chi? Per Johnny Dorelli, grandissimo. Johnny Dorelli aveva vinto il festival, era uno dei più grandi cantanti della musica leggera italiana, insieme alla coppia Panelli Vice Valori, grandissimo. Coppia, ecco che nasce una grande commedia musicale. Nella parte di Rosetta, la seconda versione del 1990, una grande Alida. E allora facciamo un piccolo excursus in questa grande commedia musicale e vi voglio presentarvi questo brano che per me è molto bello, Notte da non dormire. A fare giù.